Benvenuti a questo mio nuovo video nel quale vi voglio dare la mia personale opinione sul perché, come dico qui nel titolo, Canonical con Ubuntu è l'unica vera possibilità di Linux per il desktop. Allora, so benissimo che il tema proposto è molto delicato, nel senso che le persone della comunità Linux sono molto sensibili su questo argomento, sono di solito molto gelose della loro distribuzione, della loro scelta, e quindi alcune o molte non vedono di buon occhio discorsi di questo tipo che favoriscono la distribuzione rispetto ad un'altra nel nostro mondo libero di Linux. Però, ripeto e sottolineo, questa è la mia personale opinione basata su alcuni fatti che io ritengo più che validi, però resta pur sempre la mia personale opinione. Ognuno naturalmente può continuare a pensarla come vuole, però allo stato attuale io ritengo che la realtà dei fatti sia questa. Solo il tempo potrà o darmi ragione o smentirmi, rispettivamente dare ragione a chi non la pensa come me o smentire chi non la pensa come me. Però, allo stato attuale, vado a presentarvi il mio concetto. Allora, si parla spesso delle difficoltà che ha Linux nell'imporsi a livello di desktop. Effettivamente, penso sia noto praticamente a tutti, a chiunque, che nel mondo server Linux la fa da padrone, non ci sono confronti, e questo da tempo, da tempo direi che nel mondo server, che è poi quel mondo che tiene in piedi un po' tutto il nostro mondo tecnologico, a partire da internet, praticamente per la maggior parte i server sono Linux, e qui non ci piove, discorso già chiuso in partenza. In tempi più recenti, a dire il vero, Linux ha iniziato a fare da padrone anche nel mondo mobile o mobile, se volete pronunciarla all'anglosassone, grazie a cosa o grazie a chi? Grazie a un prodotto di Google, cioè Android, che non scordiamolo, Android è basato su kernel Linux, quindi di fatto tutte le centinaia di migliaia di telefoni attivati ogni giorno con sistema Android in realtà sono apparecchi che funzionano con Linux. E possiamo dire, oggi come oggi, luglio 2012, che Linux sta dominando o ormai ha preso il dominio anche del mondo del mercato mobile. Quindi server e mobile siamo a cavallo, o perlomeno abbiamo sfondato, diciamo così. C'è solo un punto ancora, un ambito nel quale Linux ha difficoltà a sfondare come si deve, e cioè il desktop, praticamente, i portatili, i notebook, i comuni PC da tavolo, cosiddetto ambito desktop. E qui, in effetti non abbiamo sicuramente le percentuali come abbiamo conquistato nel mondo server e nel mondo mobile, o non ancora. Come mai? Questa domanda ormai quasi quasi mi vergogno a farla perché è abbastanza ripetitiva. Ogni tanto sui siti di notizie tecniche, sui giornali, di qua e di là, ogni tanto appare questa domanda: ma come mai che Linux non sfonda? Allora, le motivazioni sono un po' sempre le stesse che saltano fuori. Linux ha un po' la nomea, il preconcetto di essere un sistema difficile solo per persone tecniche, guru, hacker, insomma, queste cose qua. E quindi la gente comune si spaventa a dire: ah, Linux chissà cos'è, come non è. L'altro aspetto è l'abitudine, la suefazione. A che cosa? Al fatto che quando si compra un PC, purtroppo, sottolineo, purtroppo, si deve,
finora si è praticamente costretti a comprare anche una licenza Windows nel sistema operativo Windows, quindi è da decenni che i PC vengono venduti e che si dà purtroppo per scontato che su questi PC c'è installato Windows, punto. E quindi ovviamente è anche normale che sia così, la gente comune pensa che l'informatica inizi e finisca lì, nel senso che io vado in negozio, mi faccio consigliare un PC, arrivo a casa, lo accendo, si attiva Windows, è quella l'informatica. Da decenni purtroppo è così. E sradicare le abitudini, buone o cattive che siano, sappiamo benissimo che è il mestiere più difficile del mondo. Ecco perché Linux fa fatica, o finora ha fatto fatica, ad imporsi in questo ambito del mercato dell'informatica. E quindi è un po' un circolo vizioso, perché se Windows vende tanto, perché è imposto praticamente, e questa è una più grossa ingiustizia che ci sia nel mondo dell'informatica, direi che è proprio questo, non c'è la scelta, o finora non c'è mai stata una gran scelta, si compra e ci si ritrova per forza quel prodotto già installato. Credo che non ci sia nessun altro prodotto in vendita, nei negozi, sul mercato, di qualsiasi genere sia, sto parlando dal dentifricio al filo interdentale, che ne so io, ai fazzoletti di carta, che non ci sia nessun altro prodotto in cui si è costretti a comprare qualcosa. C'è sempre la scelta. Ci sono 10 marche di fazzoletti di carta, ognuno si sceglie la sua. Qui no, ci sono 100 marche di PC, ma il sistema operativo è sempre quello. Si è obbligati a portarsi a casa sto benedetto Windows. E Linux è una fetta minoritaria, tuttora, tutt'oggi. E qui il circo, dicevo, entra un circolo vizioso, quindi se Windows vende, i produttori di periferiche, quindi di parti hardware, si preoccupano ovviamente di investire per creare i driver, che sono quei programmi che permettono di gestire le periferiche attraverso il sistema operativo. E quindi ovviamente se si vende tanto Windows, si investe su Windows. Linux è un settore minoritario e quindi fa un po' fatica anche con i driver. La situazione è migliorata tantissimo negli ultimi anni, ma sono ancora relativamente poche le aziende che senza essere un po' forzate di loro spontanea volontà sviluppano driver per Windows, per Mac OS X e anche per Linux. Ce ne sono, è sempre di più per carità, la situazione come ho detto è migliorata tantissimo perché ci si accorge sempre di più della presenza e dell'apprezzamento di Linux sul mercato come gli altri sistemi operativi, ma il problema resta ancora, tuttora, quello, che prioritariamente si pensa a Windows e le aziende pensano a Windows e magari solo a Windows. Purtroppo è così la situazione. Oltretutto, a complicare le cose, ci sta anche il modo diverso di commercializzare o di distribuire questi sistemi operativi, intendo. Laddove i sistemi proprietari, quindi Windows e Mac OS X, possono contarsi facilmente, nel senso che noi abbiamo questo numero di utenti perché abbiamo venduto questo numero di licenze. Lasciamo a parte in questo discorso le copie pirata perché sono tutto un altro discorso. Diciamo quelle effettive vendute sono una licenza, un'utenza e quindi Windows dice io ho tot milioni di utenti perché ho tot milioni di licenze vendute, che siano commerciali o private, lasciamo stare per non complicare il discorso, e idem Apple dice tot licenze vendute, tot PC venduti. E quindi ecco che si giustificano le nostre cifre per creare i nostri driver, per creare le periferiche hardware necessarie per i nostri sistemi. E con Linux invece non funziona così, è praticamente impossibile. È impossibile avere il numero esatto di utilizzatori Linux, perché non essendoci l'obbligo di pagare una licenza, chiunque può scaricarsi una delle centinaia di distribuzioni. E se non si iscrive a uno dei diversi siti di conteggio, tipo uno dei tanti, linuxcounter.net, non risulterà mai come utente Linux. Uno può usare Linux tutta una vita e non risultare mai in nessuna statistica, da nessuna parte, in nessun conteggio. Quindi la stima di
degli utenti Linux sarà sempre quello che è, cioè una mera stima, e con ogni probabilità sarà anche parecchio più bassa della realtà. Però purtroppo le cifre sono quelle. Le aziende chiedono quanti utenti usano Linux. Boh, si può fare una stima, tot decine di milioni, però è una stima, non è supportata come con i sistemi proprietari dalle licenze vendute. Non si possono presentare le quantitative di licenze perché Linux non funziona così, essendo libero. Questo, diciamo che la grande libertà è il nostro grande vantaggio e piacere di usare un sistema libero, in questo caso ci si ritorce, tra virgolette, un po' contro, perché non possiamo contarci facilmente, quindi non possiamo dimostrare che Linux ha, che so, 200 milioni di utenti, non sto inventando, ne so, Windows ne ha 600 milioni di utenti, Linux ne ha 200, sarebbe già una bella cifra, ma chi lo dimostra? Come si fa? Ecco, questa è un po' la panoramica del problema, del perché Linux fa fatica sul desktop a diffondersi. Uno, per l'abitudine degli utenti a Windows, imposto. D'altra parte, per le aziende che sono un po' in difficoltà nel proporre, nel giustificare gli investimenti per creare software e hardware per Linux quando le cifre non sono disponibili, ecco. Ecco, però, dicevo, negli ultimi anni la situazione è cambiata parecchio, costantemente, lentamente, ma stanno cambiando le cose. Ripeto, un po' grazie ad Android, grazie ad aziende di successo come Red Hat e Canonical, si parla sempre più spesso di Linux e sistemi basati su di esso e anche dei suoi vantaggi sulla sicurezza, eccetera, 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 sulla solidità e tutto. Quindi neanche il passaparola naturalmente fra un utente e l'altro, come stiamo facendo noi con i nostri canali, con i nostri blog, e fuori di parlarne, come si dice, fuori di picchiare il chiodo, prima o poi entra. E allora ho un po' la sensazione che in questo momento storico siamo giunti ad un bivio, o adesso mai più. In che senso? Nel senso che se non si sfrutta questo momento storico particolare, dove ci sono anche movimenti che si dice si passerà dal PC classico sempre più verso i tablet, e i touchscreen, eccetera, insomma, c'è un po' di movimento anche a livello hardware e non solo a livello software. È un momento particolare, ecco, dove ci si può infilare magari nella nicchia giusta finalmente per sfondare. Ecco, allora in questo senso io dico che siamo giunti a questo momento. E per me, ripeto, mia opinione, chi fra tutti gli attuali attori in campo ha le maggiori possibilità o probabilità di riuscirci a sfondare? Secondo me, Canonical. Perché? Perché Canonical sta dotandosi o è già in possesso di un'infrastruttura così estesa di tipo aziendale, così come ce l'ha Red Hat, naturalmente, ma che al contrario di questa ha fra i suoi obiettivi non solo il mondo server. Sappiamo benissimo che Red Hat è molto indirizzata verso i server e molto meno, anzi per nulla, verso il desktop. Ma Canonical, al contrario, è indirizzata anche fra i suoi obiettivi non solo il mondo server, ma anche quello mobile e quello desktop dell'utente comune, quindi PC comune. Ecco, quindi che Canonical è, come dire, molto più onnivora da questo punto di vista degli obiettivi aziendali. Red Hat è molto rigida sul server, ecco. È vero che c'è una sua emanazione che è Fedora, che è una distribuzione che però è gestita dalla comunità, non da Red Hat direttamente, ecco, diciamo così, per semplificare un po' le cose. Ecco, ormai l'ho detto. Ho detto che ho pronunciato la parola fatidica, Canonical è il candidato migliore, secondo me, per sfondare nel mondo desktop, insomma, nel mondo consumer, come si dice più o meno con la mia pronuncia in inglese, dei consumatore comune, ecco, che sia poi in futuro il tablet o il PC. Secondo me, Canonical è quella che in questo momento storico è messa meglio, poi chi lo sa? Magari fra un anno sarò smentito clamorosamente, però fa niente, diciamo che sto facendo il video adesso. Ecco, ormai l'ho detto.
E ho detto all'inizio del video che a questo tipo di discorsi c'è una parte dei fan di Linux che sono molto sensibili a questo discorso. Guai a sentir parlare di scelte assolute, che un'azienda o una distribuzione è meglio più che o di un'altra, ecco. Però, appunto, dico, secondo me è così e ho il diritto di esprimere il mio punto di vista co esattamente come gli altri non avranno diritto di esprimere il loro. Naturalmente, ognuno quando si è scelto, ha fatto la sua scelta della sua distribuzione, ritiene che quella è la migliore del mondo, ovviamente, visto che è confacente ai suoi bisogni. Però, ecco, il punto dove io voglio arrivare è che è vero che dal punto di vista strettamente personale e hobbistico, quindi di piacere d'uso, sono d'accordo con tutti, quindi ognuno si sceglie. È imposta la distribuzione che fa più al caso suo e va bene così. Io non ho niente in contrario nel scegliere la distribuzione che usano solo in due al mondo. Se a te piace, prenditela. Linux è libero, puoi scaricare e installare quello che vuoi, ci mancherebbe. Ma il vero problema è che per sfondare, ammesso che si voglia in fin dei conti questo obiettivo, perché a volte ho un po' l'impressione che la comunità Linux da una parte si reclama che piange la comunità Linux nel dire che ecco siamo sempre all'1%, non sfondiamo mai, è peccato, è il sistema migliore, come mai, su e giù, destra e sinistra, e dall'altra parte invece si dice no, in realtà a noi non interessa, Linux va bene per quei pochi che vogliono usarlo, sono convinti di usarlo, vogliono imparare qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è un po' un paradosso, un po' non si capisce bene, cioè da una parte si vorrebbe sfondare perché Linux è il sistema migliore, dall'altra invece no, il sistema è migliore, ma chi se ne frega se gli altri non se ne rendono conto, a noi basta usarlo noi. Vabbè, do per acquisito in questo video che noi abbiamo un obiettivo, che è quello di sfondare nel mercato con Linux perché siamo convinti che è il sistema migliore e tutti hanno diritto di usare un sistema migliore. E quindi, se ripeto, dal punto di vista personale e hobbistico, ognuno può usare la distribuzione che vuole, le cose cambiano dal punto di vista economico e del mercato. Affinché le aziende che producono i componenti hardware, i PC e tutto quanto ruota attorno a un PC, si decida ad investire per qualcosa basato su Linux, questo qualcosa deve essere ben definito, affidabile e costante, perché nessun manager riuscirà mai a giustificare un investimento su qualcosa di un po' nebuloso o che c'è e non c'è. E primo problema da risolvere è la frammentazione e la litigiosità della comunità di Linux, che sono un veleno per raggiungere questi obiettivi. Ecco, ho messo qui solo uno tra i più recenti esempi. C'è stato uno sviluppatore di KDE, quindi dell'ambiente grafico KDE, diciamo concorrente di GNOME, eterno concorrente di GNOME, che ha lavorato su Zeitgeist, che è un modulo usato tipicamente in ambiente GNOME, per integrarlo anche in KDE. Ebbene, cosa è successo? Che questo sviluppatore, Trevor Fisher, è stato tra virgolette linciato verbalmente nei commenti per il lavoro su Zeitgeist. Linciato da chi? Dagli utenti di KDE, della comunità di KDE, soltanto per il fatto che ha osato lavorare su un modulo che usano i concorrenti, o tra virgolette, i nemici, i cugini di GNOME. Ecco, guardate un po' voi se questa non è litigiosità, frammentazione della comunità di Linux. E come fa un'azienda a puntare su un ambiente di questo tipo, che non è unito nemmeno al suo interno? Ditemi voi. Ecco, quindi dico qua, nessuno investirà mai su un progetto che oggi c'è, domani chissà, nessuno investirà mai su un progetto che è dispersivo e quindi poco definibile, nessuno investirà mai su un progetto che è gestito da poche persone. E magari queste persone sono solo sviluppatori, software, bravissimi, molto volenterosi, pieni di buone idee, ma non sono né economisti né esperti di marketing, e questo è l'altro punto. Quindi la litigiosità e la frammentazione della comunità
Linux, da una parte, che non, di certo non contribuisce alla buona immagine verso le aziende, e dall'altra anche come sono composti i gruppi di lavoro all'interno della comunità Linux, cioè tutte queste distribuzioni, decine e decine, se non centinaia di distribuzioni, sono gestite da chi? Supportate da chi? Ecco, la maggior parte da sviluppatori, pochi, magari a volte uno solo. Che si gestisce la sua distribuzione e va benissimo, per carità, però non si può pretendere che un'azienda punti su una distribuzione, su una piattaforma che gestite magari una persona sola, che quando questa è stufa magari smette di gestirla. Allora io vi voglio mostrare tanto alcune cifre per supportare questo mio concetto. Qui ho tre link, uno dell'azienda Red Hat che ha più di 3.000 impiegati, uno del gruppo aziendale Attachmate che include Novell e SUSE Linux, e l'altro Canonical che ha più di 500 impiegati. Queste sono vere aziende, nel vero senso della parola sono aziende, non sono gruppi di sviluppatori che si sono messi assieme per fare qualcosa, ma sono proprio aziende. Vedete Red Hat che ha più di 1 miliardo di guadagni, 3.700 impiegati, cifre del 2011, capite di cosa stiamo parlando? Una vera azienda, un gigante nel mondo Linux. Attachmate, non ho cifre specifiche di numero di impiegati, però è un gruppo diffuso in tutto il mondo, enorme anche questo, e ha assorbito Novell, la quale a sua volta gestisce il prodotto SUSE Linux, quindi famoso anche questo. Ho scelto proprio tre aziende che gestiscono tre distribuzioni Linux famose, cioè Red Hat ha le sue distribuzioni specificatamente per i server e ha, diciamo, la parte verso gli utenti comuni che è Fedora, una distribuzione Linux comunque supportata dalla comunità. E poi naturalmente Canonical, anche lei ha più di 500 impiegati, 500 e più, 30 milioni di guadagni, eccetera, di giro d'affari, eccetera, eccetera. Che naturalmente sapete benissimo che supporta principalmente Ubuntu, che è la distribuzione principale, poi ci sono delle derivate che le vedete qui, eccetera, eccetera. Ecco, ma quello che voglio dire è che questi tre esempi sono tre esempi di gruppi aziendali veri e propri, con strutture aziendali, quindi con manager e anche con sviluppatori, quindi con gente che lavora con i soldi e gente tecnica. Ora facciamo altri tre esempi di tre distribuzioni Linux oggi come oggi molto famose, che sono Chakra, Linux Mint e Arch Linux. Allora, Chakra ha 10 sviluppatori e poi è supportato anche dalla comunità. Quindi dai volontari, questi sono i 10 sviluppatori ufficiali e poi c'è la comunità dietro. Linux Mint, stessa cosa, 10 sviluppatori e poi ci sono le varie comunità e chi vuole contribuire contribuisca. Arch Linux ha un po' più di sviluppatori, circa una trentina ufficiali, e poi anche qui c'è tutta la comunità di chi vuole contribuire, anche per Ubuntu, Canonical, OpenSUSE, Fedora. C'è comunque la comunità che può contribuire, però c'è una base aziendale. E penso che abbiate capito la differenza, ciò che io volevo dimostrarvi. I primi tre esempi sono delle aziende vere e proprie. I secondi tre esempi, per quanto fantastiche siano le distribuzioni, sono dei lavori comunitari. C'è un gruppo base di sviluppatori e poi c'è la comunità, ma non c'è un vero gruppo aziendale dietro. E allora non è che io stia disprezzando, voglio risottolinearlo anche se credo che sia chiarissimo quello che voglio dire e in che modo lo voglio dire. Chakra, Mint, Arch Linux e tutte le altre distribuzioni hanno diritto a tutta la dignità di questo mondo, però non troverete facilmente né un'azienda né un'amministrazione pubblica che, dovendo scegliere, si decida più per Chakra piuttosto che per Ubuntu o altro.
Altro che io in questo momento non vedo, a dire la verità, perché è vero che ho citato gli esempi di Red Hat come grossissima azienda, però è molto orientata verso i server, quindi le aziende ci pensano già loro ad andare da Red Hat ad acquisire il sistema operativo Linux per i server. Attachmate è vero che ha acquisito Novell con SUSE, OpenSUSE, però anche loro server per la maggior parte, poi c'è OpenSUSE che è un prodotto comunitario, così come Fedora, ramo di Red Hat, ma comunitario, né più né meno che Arch Linux o Linux Mint. L'unica che come azienda propone prodotto sia per server, sia per desktop, sia per tablet, sia per mobile, per telefoni è Canonical. Ecco perché dico che nel mio titolo qui Canonical è l'unica vera possibilità di Linux per il desktop. Perché è l'unica con una struttura aziendale. Quindi misto fra manager e tecnici che offre e che supporta con, anche con pacchetti di supporto a pagamento professionale, è l'unica Canonical che con suo Ubuntu dà un supporto aziendale professionale. E torno ai miei esempi. Ai tre esempi qui e ai tre esempi qui, dicevo, non si troverà facilmente, proprio per non dire che non esisterà mai un'azienda, un'amministrazione pubblica che si affidi completamente a distribuzioni comunitarie, con base comunitaria come queste, piuttosto che a distribuzioni con dietro un'azienda come può essere Canonical. E questo è normale, succede già nei server, cioè o i server sono SUSE o sono Red Hat, o adesso che Canonical è arrivata anche più tardi delle altre aziende, iniziano a girare anche server di Canonical, Ubuntu, ma i server solitamente nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche sono di uno di questi tre attori. Non so se ci sono amministrazioni pubbliche o aziende che hanno server Arch Linux, Linux Mint o Chakra o quello che sia. Ecco. Per quanto riguarda Canonical, in più c'è questo discorso del mondo desktop, del mondo degli utenti comuni che potrebbero comprarsi il loro PC con Ubuntu a bordo. E proprio il succo della faccenda, del mio concetto, è proprio questo. Quindi c'è la struttura aziendale ed è quella che fa la differenza, secondo me, ed è quella che dà la chance o che potrebbe dare la chance a Canonical di sfondare come produttore, come fornitore di software per i produttori, per le aziende produttrici di PC, di tablet, eccetera. Ecco. Proprio lì la differenza che secondo me è fondamentale, avere alle spalle un'azienda rispetto ad un gruppo di sviluppatori che, ripeto, per volonterosi che siano, non è una struttura aziendale, ecco, e un'azienda o un'amministrazione pubblica, amministrazione, che qui ho scritto sbagliato, amministrazione pubblica, ecco qua. Secondo me, per giustificare anche gli investimenti, da una parte soldi dell'azienda stessa, dall'altra soldi pubblici della gente, devono pur giustificare un investimento che abbia delle basi solide. E le basi solide sono date istintivamente più da un'azienda con una certa struttura professionale che non da un gruppo di sviluppatori. Ecco. E quindi è per questo che io ritengo che al momento, allo stato attuale, Canonical sia l'unica via percorribile e credibile a livello aziendale e professionale. E il vero obiettivo è questo, perché se si diffonde Ubuntu a livello professionale, di conseguenza poi sarà più facile anche sfondare a livello personale, ecco, nell'informatica di tutti i giorni, almeno. Così dovrebbe essere o potrebbe essere. Recentemente ci sono state anche attività sul famoso Secure Boot UEFI, cioè questo sistema che dovrebbe impedire di installare qualsiasi cosa sui propri PC, ma solo se
cose certificate, cioè solo sistemi operativi certificati e accettati da questo sistema. Ecco, Canonical ha fatto i suoi ragionamenti e ha proposto la sua soluzione in modo che Ubuntu possa essere ancora installato anche sui PC che presentano questo sistema attivo e non altre distribuzioni, faccio per dire. Quindi Canonical, grazie alla sua struttura, ha già proposto una sua soluzione, così come Red Hat ha proposto la sua. Poi le recenti aperture in grande scala di reti di vendita di PC con Ubuntu preinstallato sia in Cina che in India, in collaborazione con Dell, che è un grosso produttore di PC, il primo e il secondo al mondo, non fanno altro che rafforzare la mia convinzione. Ecco, quindi qui si vede che sia Red Hat che Canonical, in quanto strutture aziendali, riescono a ottenere certi risultati che altre distribuzioni probabilmente non riusciranno mai ad ottenere. E voilà, ecco, non so, spero di essere riuscito a far capire da una parte lo spirito con cui ho voluto esprimere questa mia opinione, dall'altra essere stato sufficientemente chiaro nell'esprimere il mio concetto, che è proprio la differenziazione fra un prodotto, un progetto aziendale rispetto a un progetto comunitario di distribuzione. Secondo me sta tutto lì. Per concludere, sottolineo ancora una volta che è la mia personale opinione, si può essere d'accordo, si può essere contrari, però è un'opinione che ha diritto di vivere come qualsiasi altra, di essere espressa come qualsiasi altra, soprattutto nel nostro mondo Linux che ci piace tanto dire che è aperto e libero, ma come ho mostrato qui nel primo link, forse troppo spesso si cade un po' nella litigiosità e non sembra poi così libero e aperto come vogliamo far credere ogni tanto, però ecco, questa era la mia opinione, ci tenevo a esprimerla, spero vi sia interessato, grazie per l'ascolto e grazie per avermi seguito ancora una volta, ciao ciao e alla prossima.